Allora, Alex Tana, che è andato a criticare i vari streamer, ricevendo risposte e reaction da parte di Blur, uno dei più forti in Italia, e Lollo Lacustre, streamer di Minecraft, a quanto pare casualmente i tre si sono incontrati e Alex Tana si è posto faccia a faccia con entrambi. Blur lo riconoscete dalla prima clip, in quanto è il ragazzo col cappellino blu. Lollo Lacustre invece è abbastanza riconoscibile, quindi non serve che vi do ulteriori dettagli, si vede dopo. A quanto pare non c'è stato nessun tipo di violenza. Certo, Alex comunque è andato un po' lì con la gang a con la parlarci, cosca della ma nonostante questo comunque cipolla. si è risolta pacificamente. Non aggiungo altro, ma vi lascio i filmati inediti. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video lì nello Bella studio. Nick. Cioè, praticamente in definitiva quel coglistana è andato con i suoi amichettini della cosca della cipolla a fare brutto a due grissini. Cioè, minchia, Blur e quell'altro personaggio insieme pesano come lui e questo è andato con i suoi amici a fargli brutto. Minchia, esplodo fortissimo, cazzo. Che idolo, cazzo. Questo sì che è proprio essere uomo. Minchia, esprimere il testosterone che ti esce da tutti gli orefizi. Che idolo. Eppure, minchia, sembra. Stana in sta clip. Sembra Cicalone coi soci quando va in giro a imbruttire la gente. Impressionante, rimerrimo. Totale leggendario definitivo alla quarta, cazzo. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, pensate, allucinante. Allucinante, raga, sono senza parole. Peccato che non si sente quello che cazzo stanno dicendo. Sono veramente curioso. Sarà andato, allora, eh? Chi è che deve fare gli squat? Eh? Chi è che prende la creatina e dice le stronzate? Eh? Mamma mia, che disagiato del cazzo. Ti fa paura, che pa paura di cosa? Paura di cosa? Di una marionetta? Paura di cosa? Di un burattino? Che, cioè, nel senso, non è che se una persona ha la capacità di farti del male, vuol dire che deve farti paura, eh? La paura è ben altra cosa. È ben altra cosa. Ieri per puro caso ho incontrato tutti gli streamer che mi hanno dato contro, a partire... No, zio. Ti stai sbagliando. Stai sbagliando di grosso, cazzo. Poi per puro caso, per puro caso. Puro caso. A Bloom Bloom fino ad arrivare a Lollo. Pensate voi che fortuna che ho avuto, la possibilità. Mamma mia, minchia zio, cioè guarda, dovessi vincere al turista per sempre, minchia ti darei il biglietto a te in cambio dell'emozione di andare a beccare per puro caso gli stream, tutti gli streamer che ti hanno dato contro, ma baffan. Di chiarire fino ad arrivare a Lollo. Pensate voi che fortuna che ho avuto, la possibilità di chiarire le cose dal vivo. E sapete perché dico questo? Perché il ragazzo che mi ha dato contro, che ha detto che si sarebbe spugnettato su di me, sui miei guadagni e tutto, quando mi ha visto dal vivo, le cose sono cambiate. Il tono. Per forza, stupida testa di cazzo, sei il doppio di lui. Sei il doppio di lui, grazie al cazzo. Le cose sono. E poi, cioè, non serve che continui a muovere la testa così quando parli, perché nel senso non è. Cioè, non. Questa cosa, questo movimento con la testa, non darà più peso o più credito alle tue parole, porco dino. Capito? Cioè, non funziona in questo modo. Cioè, non è che. Non è che stai andando. Non siamo nel padrino, capito? Non fai brutto a nessuno, fai brutto solo di soprannome. Capito? Non serve a niente dondolarsi così. Cioè, sembri più Rain Man, sembri più Forrest Gump,
che è una persona che vuole davvero dare lezioni di vita a qualcuno. Testa di cazzo. Tono e tutto. Quando mi ha visto dal vivo, le cose sono cambiate. Il tono e il modo di fare è cambiato. È stato molto educato e molto bravo ragazzo. Solo ed esclusivamente perché ti aveva davanti e perché eri il doppio di lui. E basta. Cioè, tu sei andato letteralmente con i tuoi amichetti del ca della gang del Bosco a fare brutto a due persone, cioè, che insieme pesano come te e tu non ci sei nemmeno, non hai avuto nemmeno il coglione di andarci da solo. Ci sei andato con i tuoi amichettini, capito? Perché ovviamente, cioè, senza, cioè, una pecora senza il branco. Cioè, non è un cazzo, sei solo una pecora. Invece, quando andate in giro in branco, siete. Minchia, minchia zio, minchia, c'ho i pugni nelle mani proprio. Minchia, ti faccio brutto davvero. Cioè, ma che cazzo di pugile di merda sei, porca troia. Cioè, ma come cazzo ti poni nei confronti degli esseri umani, testa di cazzo? Cioè, tu dovresti essere quello. Tu dovresti essere quello che. Anche prendendosi gli insulti da qualcuno, dovrebbe comunque ragionare in maniera razionale e mandare un messaggio pulito alle persone che ti guardano. Stupido coglione. Non è che uno ti dice che sei un babbo di minchia e tu te la prendi a male perché sai che è vero che sei un babbo di minchia e allora vai là e dici, adesso chi è il babbo di minchia? Eh? Chi è il babbo di minchia adesso? Perché sei, cioè, dimostri soltanto che le parole che loro hanno detto corrispondono alla realtà, che sei un babbo di minchia. Tutto qua. Senza contare che questa cosa l'hai iniziata tu. Sei tu che una mattina ti sei svegliato e hai detto: ma aspetta, cosa faccio stamattina per iniziare bene la giornata? Ma potrei farmi una sega, visto che non scopo dai tempi delle lire. Bella Duca, grazie del centello. Cioè, si è svegliato quel giorno, ha detto: ma come faccio? Cosa faccio stamattina? Allora, potrei farmi una sega perché tanto non scopo dai tempi delle lire. Ah, potrei andare ad allenarmi, però non è che abbia tutta sta voglia. Ah, minchia, potrei provare a sminuire, a prendere per il culo una cerchia di persone di cui io non so proprio un cazzo di niente, ma potrei far finta di sapere cose. E magari alla fine del video potrei dire anche che mio cugino c'ha la PlayStation 7, ma c'ha l'inbox e non può fartela vedere. Sì, penso che la terza opzione sia la più costruttiva per la mia esigua vita di me. E se ne è uscito, ha fatto sto video del cazzo. E poi si è pure lamentato che le persone l'hanno preso per il culo e l'hanno triggerato male. Cioè, minchia, ma 700-800 mila follower cose e ancora non sai come funzionano i social, testa di cazzo. Eh? E poi tutto triggerato perché sai che le parole delle persone che ti hanno dato contro erano la realtà e sapevi che erano comunque persone di un certo calibro e sei andato a fargli brutto. Sei andato a fargli brutto con i tuoi amichetti pucciosi, pucci pucci polpettucci. Cioè, hai iniziato rompendo il cazzo a gente e poi. Ti lamenti perché le persone ti mandano a fare in culo. E poi in questa video stronzata dici: ho beccato tutti gli streamer che mi hanno dato contro. Non li hai beccati tutti, testa di cazzo. Non li hai beccati tutti. Perché se mi beccavi, io ti dicevo che eri un coglione, pure davanti ai tuoi amici. Non me ne fotteva un cazzo. Non è che vengo lì, non è che se vieni da me a dirmi: ah, chi è il coglione? Tanto ti dico che sei tu il coglione. Sempre e comunque. Ma non è che avrei, come si dice, un trattamento di favore perché tu fai la box e perché tu sei grosso. Perché non sei l'unico stronzo grosso su sto pianeta. È normale che tu sei grosso e te la vai a prendere con i ragazzini, cioè con i ragazzini no, perché non sono ragazzini, però con persone che sai quasi per certo che sono fisicamente inferiori a te, allora sai che puoi avere la prevalenza a livello fisico, perché a livello cerebrale, te e tutti i tuoi amichetti del ca non fate l'8% dei neuroni di Blur o di Lollo, capito? Cioè, è così che funziona questo mondo. Questo mondo non funziona soltanto con la prestanza fisica, c'è anche la prestanza cerebrale da mettere sulla bilancia. E tu di prestanza cerebrale da mettere sulla bilancia non ne hai. Non ne hai. Hai
hai fatto un video dove hai sparato stronzate, hai fatto un altro video dove ti sei lamentato che ti hanno spaccato di parole per le stronzate che hai detto, e adesso hai fatto quest'altra video stronzata dove te la stai menando, dove te la stai letteralmente menando per aver fatto brutto con i tuoi amici a due ragazzi che pesano 40 kg bagnati. Sei uno sfigato di merda, né più né meno. È una roba veramente vergognosa. È veramente vergognosa, minchia, sei veramente, sei lo scalino finale della catena alimentare della box. Cioè, se io faccio, se dovessi far vedere i tuoi tre video di me a persone che conosco che fanno box da 20, da 30 anni, cioè, si metterebbero a vomitare, mi vomiterebbero sul telefono, talmente sei babbo. Però non stare è cambiato, è stato molto educato e molto bravo ragazzo. Però non siamo qua per parlare di questo. Faccio questo video per dirvi che tutti quanti mi hanno dato ragione. Comunque volevo chiedere... Ma tutti quanti che ti hanno dato ragione? I tuoi amici di merda ti hanno dato ragione. Ragione su che cosa poi? Ragione su che... Ragione su cosa? Ti ha dato ragione su cosa? Eh? Cioè, pensi che tutte le persone che fanno le live... pensi che tutte le persone che fanno le live prendano 10 stipendi al mese senza fare un cazzo? Tutti ti hanno dato ragione. Intanto tutti chi? E poi ragione su che cosa? Precisamente. È questo che non capisco. Cioè, non hai ragione da nessuna parte. E tutti, se per tutti intendi quei quattro coglioni che ti sei portato appresso per andare a fare brutto a Blur e a Lollo, vuol dire che tu della vita non hai capito proprio un cazzo. È una roba impressionante sto tipo. È troppo scemo. Chiedere questo. Faccio questo video per dirvi che tutti quanti mi hanno dato ragione. Comunque volevo chiedere scusa a tutti gli streamer che magari si sono sentiti presi di mira, perché purtroppo ho sbagliato. E quando sbaglio lo ammetto, ho generalizzato, quindi ho preso tutti. Invece il mio video, il mio primo video, era verso Grimball, Grumball come si chiama. Perché... E allora se... Allora... Se il tuo primo video, se il tuo primo video era, intanto le scuse te le puoi ficcare in culo, che a me non me ne frega un cazzo. Cioè, io non mi sono sentito toccato dalle tue parole di me. Le parole di una pecora per me valgono quanto una pecora, ovvero un cazzo di niente. In secondo luogo, se tu ce l'avevi con Grimbaud, perché non hai detto Grimbaud? Cioè, è normale che, non lo so, se io ce l'ho con, se ce l'ho con Pippo Baudo e dico, ah, minchia, questi presentatori della TV sono tutti delle teste di cazzo. E ce l'ho con Pippo Baudo, però dico tutti i presentatori della TV, nel senso, sono rincoglionito io. Non è che sono rincoglioniti gli altri che se la prendono a male. Già, capito? Se penso che Pippo Baudo sia un coglione, ho detto Pippo Baudo, perché nel senso, cioè, è il primo che mi è venuto, in mente. Comunque... non sono su Discord, Timon. Comunque, se ce l'avevi su Discord, se ce l'avevi con Grimbaud, te la prendevi con Grimbaud. Dai, hai fatto una figura di merda, leggendaria. Le persone parlano di te. Ovviamente è normale che il metodo è che parlino bene o che parlino male. L'importante è che ne parlino, va bene. Però ti sei preso una betoniera di merda. Questo è quello che penso di sto coglione. Ho visto che si lamentava del suo lavoro, della sua vita e tutto. Ma come puoi lamentarti quando il tuo lavoro lo puoi fare ovunque, dovunque, prendi un sacco di soldi e c'hai anche la tipa? Che parlando della tipa, ieri quando sono venuto da te che ti ho chiesto di venire a parlare da solo, che non volevi, e poi ha cominciato a parlare la tua tipa, devo dire che secondo me le mutande le porta lei e non te, perché... Ti faccio questo piccolo spoiler... Ti faccio questo piccolo spoiler, pecora. Tutte le donne portano le mutande. Cioè, forse tu intendevi dire i pantaloni li porta lei, perché è quello il detto. Ah sì, è lei che porta i pantaloni. Le mutande le portano tutte le donne. Quasi tutte. Non so se la tua le porta. Però, generalmente, io le persone che ho frequentato le mutande le avevano. Però, vabbè, minchia, manco ti sai esprimere. Ok. Minchia, vuoi farmi un discorso esistenziale? Fallo quantomeno in italiano, testa di c***o. E ha avuto più carattere lei di te. Invece per quanto riguarda gli altri, devo ammirare che, specialmente Blur, che è stato un... Devo ammirare? Devo ammettere? Cosa vuol dire devo ammirare? Cosa stai guardando? Devo ammirare? Che cazzo stai ammirando? L'accendino? Che cazzo devo ammirare? Ma porca puttana, dove cazzo hai studiato, Cristo? Nelle caverne di Chernobyl, porca di una merda. Dove hai studiato? Dove sei andato a scuola, zio? Nel boschetto di Rogoredo a prendere lezioni di italiano, chi t'ha stramuerto? Minchia, allucinante, oh. Qual è il titolo di studio di sto coglione? Non sai neanche parlare in italiano.
Non sai neanche l'italiano, non, come puoi pensare di dare lezioni di vita a qualcuno che non sai nemmeno parlare, testa di merda! Uomo, è venuto a parlare, devo ammirare che, specialmente Blur, che è stato un uomo, è venuto a parlare come da uomo, anche lui. Incredibile, raga. Sono veramente senza parole. Sono veramente senza parole. Come può? Come può un essere umano, senza offesa per gli esseri umani, impartire lezioni di vita a qualcuno se non sai neanche parlare, non sai neanche di che cosa stai parlando?